Occasione del convegno dal titolo Tutela del territorio e prevenzione delle malattie tumorali, tenutosi a Vallo della Lucania il 27 aprile presso l'Alin Village, organizzato dal senatore della Repubblica del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello, abbiamo avuto ai nostri microfoni il dottor Antonio Di Leo, dirigente medico dell'unità operativa complessa ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, il quale durante il suo intervento ha parlato dei dati statistici riguardanti le fratture patologiche da lesioni ripetitive. Sì, l'incidenza soprattutto delle fratture patologiche come conseguenze dei secondarismi ossei, molto presenti negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 4-5 anni, con un numero di casi crescente. Legati a pazienti gestiti presso il nostro presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, il San Luca, dai vari reparti, e quindi e mi è stato affidato anche il compito di fare una disamina molto attenta sui numeri reali del fenomeno, legato ai dati non statistici ma dati concreti, numerici, dei pazienti che sono stati dei fruitori del presidio in quanto tali. E il fenomeno ha evidenziato fra le varie tipologie tumorali una particolare incidenza di alcune tipologie di tumori potenzialmente legati a fattori di inquinamento. La media in senso assoluto potrebbe sembrare sovrapponibile a quella nazionale, se si considera però che siamo in un territorio nel quale non c'è incidenza di inquinamento ambientale di tipo industriale o dei gas di scarico, o se non in una minima parte, ovviamente è un dato abbastanza preoccupante. I tumori e i secondarismi che noi vediamo, ma soprattutto i tumori gestiti nel presidio negli ultimi 6 anni, il lavoro ha evidenziato che sono in special modo quelli della vescica, quelli dell'intestino crasso più in generale, e soprattutto sono in aumento quelli della prostata e della mammella, con un incremento numericamente non particolarmente significativo ma statisticamente rilevante anche per quanto riguarda alcune tipologie, istotipi tumorali legati a tumori del cervello e tumori degli organi urogenitali. Quindi...